Buonasera Daniele Emanuele e benvenuti all'undicesima puntata in stagione di Sport Up. Si è giocata l'undicesima giornata del campionato di Serie D, girone D, che ha visto in Cassina ben 17 reti con all'attivo 4 vittorie interne, 4 pareggi e 2 sole vittorie esterne. Ovviamente delle 4 vittorie interne risulta esserci anche quella del Rimini per 1-0 contro la Colligiana, partita che affronteremo tra poco con i nostri ospiti. Prima di iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, 333 60 94 299, numero valido sia per la messaggistica tradizionale ma anche per il numero di WhatsApp. E ovviamente salutiamo anche il nostro Matteo Zampini che cura durante la settimana, durante la nostra diretta, la pagina Facebook Sport Up Rimini Official. Ciao Matteo e grazie come sempre per il tuo contributo. Passiamo subito a presentare gli ospiti di questa serata, stiamo attendendo un ospite che arriverà tra poco, ma iniziamo e ritroviamo con piacere anche nella seconda parte il giornalista Mirko Mariotti. Ciao Mirko. Ari, buonasera a tutti. Come vedete ho dei segni in faccia perché ci dovrebbe essere una sfida ecco, sul ring tra me e Renzo Baldisseri. Renzo mi ha dato due pugni, poi è scappato e è andato via. Forfè ha dato forfè. Ebbene, lui lo ritroviamo con piacere anche se arriva da un periodo difficile, dato che il suo Milan non riesce più a azzeccarne una. Ebbene, ritroviamo Cristiano Cerbara. Ciao Cristiano. Buonasera a tutti, sono ancora vivo e vegeto, speriamo ancora, per molto insomma, nonostante tutto. E con l'ausilio del nostro Stefano Papini andiamo a vedere risultati classifiche dopo l'ultimo turno di Serie D, girone D, Aquila Montevarchi, Romagna Centro 0-1, Castelvetro, Samaurese 2-0, Correggesi Molese 2-2, Fiorenzuola Lentigione 1-0, Forlì Villa Biagio, risultato di giornata anche questo 1-2, Pianese Vigor Carpaneto 0-0, Rimini Colligiana 1-0, Sasso Marconi San Giovannese 1-1, Sporting Trestina Tutto Cuoio 1-0, San Sepolcro Mezzolara 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'undicesimo turno. Ebbene, il Fiorenzuola alla guida comando a quota 26 punti, segue il Rimini con i Villa Biagio a 24, Lentigione San Giovannese 21, Imolese 20, Aquila Montevarchi 19, Romagna Centro 17, Forlì 16, Sasso Marconi 15, Pianese 14, Sansepolcro 13, Tutto Cuoio 12, Vigor Carpaneto 11, Colligiana Sporting Trestina 10 punti, Mezzolara 9, Castelvetro 8, Samaurese 8, Correggese 6. Prima di iniziare a vedere tutti i nostri servizi, circa 7 questa sera, Mirko, facciamo una panoramica un attimo con te. Dicevo prima, risultato di giornata, quello di Villa Biagio sul campo De Folli, perché c'è anche una panchina che è saltata. È saltato Bardi, è saltato Tiglio Bardi, al suo posto è andato una persona che conosco abbastanza bene, perché è un mio concittadino, che è Eugenio Benuzzi. E, tra l'altro c'era stato già l'anno scorso una chiacchierata, tra l'altro con Ober Damelini, che l'anno scorso era Sant'Arcangelo, con Benuzzi, poi dopo non se ne è fatto niente. Diciamo che insomma i risultati effettivamente non hanno aiutato Bardi, c'è anche da dire che è stato anche sfortunato qualche infortunio di troppo, però insomma effettivamente il Forlì non può stare troppo distaccato da un Fiorenzuola che sta continuando a fare molto bene e comunque lì davanti stanno scappando e insomma la sconfitta interna col Villa Biagio sicuramente insomma, ha dato adito alla dirigenza di esonerare Bardi, che insomma si ripresentava a Forlì con grandi ambizioni, però per ora il Forlì diciamo che è una delle delusioni di questo campionato. Però anche a ricordare che in settimana c'è stato anche l'esonero, anzi lunedì sera c'è stato l'esonero anche di Giancarlo Corradini, che insomma conosciamo, sì, come ex giocatore del Napoli, Torino. Al suo posto è andato Lorenzo Mezzetti, che l'anno scorso era al Progresso, l'esordio positivo peraltro, a parte che era già lì perché stava allenando i giovanissimi, 2-0, quindi insomma un grosso in bocca al lupo, lo faccio anche a Lorenzo Mezzetti che è un amico, quindi, però diciamo adesso, a parte gli amici, c'è da segnalare che insomma sono passate 11 giornate di campionato, se non vado errato sono già stati 7 esoneri, o 7-8 già in questo girone, su 20 squadre. Non è una buona media, secondo me c'è qualcosa un attimo da rivedere, perché c'è un po' troppa fretta. Adesso posso capire quello del Forlì, ci sono stati altri esoneri magari, anzi Castelvetro è già il secondo esonero, quindi non benissimo, sì. Cristiano, allora, vedendo la classifica con il nostro Stefano Papini, una classifica che stasera ti dà un sorriso, vedendo i Rimini al secondo posto, seppur in coabitazione, sei soddisfatto fino a questo momento? Beh, io ti dico, soddisfatto sì, entusiasta no, ottimista sì. Ok. Soddisfatto perché sicuramente dopo 11 giornate vedere i Rimini lì
dove si pensava di vederlo all'inizio del campionato, cioè tra le prime, non necessariamente primo, non necessariamente a un punto, insomma, comunque sta giocando bene. Entusiasta no, perché secondo me, poi lo diremo quando andremo ad analizzare anche la partita di ieri, dal punto di vista del gioco, sicuramente la cifra di gioco espressa da questo Rimini è migliorabile, e se la cifra di gioco è migliorabile, Rimini è secondo, dopo 11 giornate magari, insomma, c'è da essere ottimisti. C'è già un primo contrasto tra le dichiarazioni di Muccioli e quello che stai dicendo te adesso in studio, immaginavo. Che lui è amante del gioco bello, però io il gioco bello, questo è il mio parere, ancora non l'ho visto qui a Rimini. Però intanto ti delizia il palato, perché il primo servizio della serata, proprio per voi due, per farvi sistemare come Dio comanda, andiamo a vedere tutti i gol del girone e poi rientriamo per iniziare ad analizzare questa giornata anche con la sfida che ha visto il Rimini protagonista contro la Collegiale. Servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Undicesima giornata del campionato di Serie D, girone D, 17 le reti messe a segno, frutto di due sole vittorie esterne, 4 vittorie interne e 4 pareggi. Unico 0-0 di giornata quello tra Pianese e Vigor Carpaneto. L'undicesimo turno inizia con 3 anticipi, nel primo la capolista Fiorenzuola consolida il primato contro il Lentigione grazie a un gol di Mazzotti arrivato a 45esimo del primo tempo, calcio piazzato diretto all'incrocio dei pali. Vince nell'altro anticipo del sabato e Romagna Centro in esterna, lo fa grazie a un rigore trasformato da Giacomo Cecconi all'80esimo, penalty che manda a tappeto l'Aquila Montevarchi. Nell'ultimo anticipo del sabato lo Sporting Trestina batte a domicilio il Tutocoio e decide Villanova al 7° del primo tempo. La domenica calcistica, tralasciando la vittoria del Rimini, regala un pari per 1-1 tra Sansepolcro e Mezzolara, ospiti avanti con Tomassini, ma in pieno recupero, all'ultimo respiro, al 95esimo, arriva il pari toscano siglato da Mortaro. Pari, con altro sempre da dimenticare, per il portiere Bagliani della San Giovannese, perde il contrasto con Noselli, regalando l'1-0 a Sasso Marconi. Jukic, attorno alla mezz'ora, ristabilisce la parità in campo per l'1-1 finale. Vittoria esterna importantissima per il Villabiaggio, che a Forlì va sotto, apre le danze Ferri Marini, che con un gran tiro colpisce più il palo per poi vedere il pallone insaccarsi nella rete avversaria. Pareggio del Villabiaggio con Cardarelli direttamente da calcio piazzato. Gol vittoria che arriva 5 minuti più tardi al 27esimo con Bruno Risandri, che segue un tappi vincente da due passi. Con due gol nel finale, il Castelvetro spedisce all'inferno la San Maurese, Bertozzini al 77esimo e Pittarelli al 90esimo firmano una vittoria all'inglese. 4 gol tra Correggese e Di Molese, rossoblu avanti con Ferretti, pari della Correggese ad opera di Presic. Nuovo vantaggio dei padroni di casa con De Marchi, ma 10 minuti più tardi sigla il definitivo 2-2, torta. Il gol più bello di giornata è sicuramente il gol vittoria di Fiorenzuola ad opera di Mazzotti a 45esimo del primo tempo. Invece, dietro la lavagna, mettiamo per la seconda volta consecutiva il portiere da San Giovannese Valiani, decisivo il suo errore per il vantaggio del Sasso Marconi. Lo dicevi tu, no? Un campionato dove io voglio capire con te una cosa, perché adesso iniziamo ovviamente ad analizzare bene il campionato. Lunedì scorso qui a Rimini, tu vivi a Bologna e questo ci fa piacere che tu ci venga a trovare a Rimini una volta ogni mese e mezzo, quindi lo diciamo. Prosegue, ogni quando prosegue. No, se vieni più spesso mi farebbe anche piacere. Allora, c'è questo vizio qui a Rimini, che non tutti che fanno calcio conoscono il campionato d'appartenenza, quindi gonfiano il petto, vincono una partita e dicono che questo campionato ormai si è messo sul binario giusto. Però, parlando con te anche lunedì scorso, ascoltando anche le dichiarazioni di alcuni dirigenti del Rimini, anche soprattutto del Patron, volevo capire con te le forze di questo campionato, perché forse qui a Rimini l'hanno un po' sottovalutato. Iniziamo da queste squadre. Parlami un attimo del Villabiaggio, dell'Imolese e dell'Entigione, che tra l'altro sarà il prossimo avversario del Rimini. Mercoledì si giocherà, lo ricordiamo anche ai tifosi del Rimini, all'Entigione, non ovviamente allo stadio Romeo Neri, turno infrasettimanale alle 14.30. Andiamo in ordine, con chi partiamo? Villabiaggio. Villabiaggio, formazione umbra, neopromossa, stravinto campionato.
due anni fa era in Serie D più o meno con gli stessi uomini è risalita, ha qualche buon giocatore, un giocatore importante come Bruno Alessandri, Ax Reggiana, che è capocannoniere del campionato. Dietro c'è Brunello Cucinelli, che è il mister Kashmir, che è uno che insomma due soldini ce li ha da investire e quindi teoricamente ha più soldi da investire del Rimini, quindi se vuole a dicembre potrebbe appoggiare qualcosa in caso che la squadra rimanga nelle zone alte della classifica. C'è da dire che onestamente, mio modesto parere, sapevo che era una buona squadra, non pensavo così bene ad inizio stagione. Si è visto ieri anche, soprattutto Mirko, scusami, con la vittoria a Forlì, che è un campo difficile. No, beh, assolutamente. Poi, ripeto, la squadra è buona e poi soprattutto fuori casa ha sempre fatto degli ottimi risultati. C'è qualcosa da migliorare, soprattutto in casa, dove comunque qualche colpo a vuoto, come con Rimini, ma anche con la Pianese settimana scorsa c'è stato, però insomma è a due punti poi dalla vetta, quindi si è fatto 24 punti, gli stessi punti del Rimini, qualcosa di buono ce l'ha sicuramente. Lentigione? Lentigione credo che sia la favorita del campionato in assoluto, ha perso due partite di misura, avete visto che gol ha preso sabato a Fiorenzuola, grande rivelazione, no, rivelazione che si è davanti sì. Lentigione c'è dietro l'Imergas, Romano Amadei, ex presidente del Modena, vuole vincere il campionato, ha fatto una campagna acquisti oculata quest'anno ed è una squadra molto costante nei risultati, perché chi ha visto il campionato tutto il suo anno, d'altro Romano Amadei alla festa di fine stagione dell'anno scorso, incalzato dal sottoscritto, dato che parlava del fatto che insomma si è mangiato le mani sul fatto che non ha vinto il campionato, quindi allora sei in Serie C, ci vuoi andare, lui vuole andare in Serie C. E sono convinto che anche in questo caso, se ci sarà da intervenire a dicembre o a gennaio, perché arriviamo a gennaio, c'è anche il mercato dei professionisti, quindi se si svincola qualcuno o scende di categoria è un'altra società. È ovvio che parlo di denaro, però obiettivamente sono le società che a dicembre, nel caso che siano lì davanti, possono investire, e Lentigione è sicuramente una di queste. Fiorenzuola invece mi dicevi che non è tanto una novità. Ma Fiorenzuola ha cambiato molto, ha preso mister Dionisi, che arriva da Borgosesia, direttore sportivo idem, hanno preso dei giocatori in gran parte lombardi importanti, soprattutto l'attaccante Bosio, che chi conosce la Serie B è un giocatore che insomma è anche abbastanza giovane, insomma, che segna con grande continuità, è una squadra molto interessante, onestamente non pensavo così bene, è una squadra che in questo caso qui invece sul discorso rafforzamento della squadra a dicembre ho qualche dubbio in più, perché ovviamente lì se devono pescare, probabilmente dovranno pescare qualche giocatore probabilmente fuori regione, proprio per mantenere, cercare magari, probabilmente mister Dionisi potrebbe cercare qualche giocatore che ha avuto alle sue dipendenze negli scorsi anni, quindi però insomma, per adesso credo che sia in testa anche meritatamente, con un pizzico di fortuna, perché si è ricordato il gol che ha portato successo San Giovanni Valdarno, insomma. Ci vuole anche di quello ogni tanto, e poi avete visto insomma, anche la condizione di capolavoro, però non sono sempre episodi, insomma, non è un caso che sia lì davanti. Limonese è un caso vedere la sesta in classifica, più o poi secondo te riprenderà il cammino per poter lottare e ambire qualcosa in più? Beh, Gadda sta iniziando a prendere insomma, un po' conoscenza anche della squadra, ricordiamo che è arrivato a due giorni prima inizio del campionato, squadra completamente rivoluzionata, quindi Gadda non conosceva i giocatori che hanno avuto Emanuele Filippini, che adesso tra l'altro si è accasato a Rezzato sempre in Serie D settimana scorsa, e quindi c'è stato un inizio un po' difficoltoso, non tanto sul piano dei risultati, che insomma qualche sconfitta c'è stata, ma un problema proprio di assemblaggio che credo che stia iniziando ad avverarsi, e Limolese sicuramente la vedremo protagonista, anche perché hanno investito veramente tanto, non dico quanto, ma tanto, e loro stanno anche investendo molto sul settore giovanile, non tanto su Romeo Galli, che non è di loro proprietà, lo stadio dove gioca Limolese, ma sul Bacchilega, che è già la casa di Limolese, ma lo diventerà successivamente, perché stanno costruendo un progetto per renderlo proprio lo stadio, o per Serie D o per Serie C, quello che sarà, però un'altra squadra che ecco, una di quelle squadre che a dicembre, se c'è bisogno, potrà investire. Certo che ha investito tanto, ha risparmiato diciamo i soldi del ripescaggio, perché volendo poteva essere ripescata in Serie C, però insomma 800.000 euro da buttare così, insomma hanno preferito investirli in altro modo, però insomma un'altra società che
deve, onestamente, sono tutte squadre, quasi tutte squadre, quelle che abbiamo citato, che sulla carta, e anche a mio modesto parere, dovrebbero rimanere davanti al Rimini. Io ti ringrazio per aver detto questa cosa qui, perché proprio una settimana fa purtroppo non abbiamo avuto modo di rispondere in diretta al presidente Giorgio Grassi. Ho visto delle cose che non mi sono piaciute. Cristiano, prima di andare a vedere la partita del Rimini dobbiamo farlo in diretta questo messaggio, perché altrimenti si rischia veramente di dare un messaggio sbagliato ai tifosi, perché il presidente l'ha dato in maniera sbagliata in quella circostanza lì, purtroppo anche davanti alla nostra Giorgia, che giustamente conduceva la serata e non è potuto intervenire. Però non va mai detto che la stampa, anche se parte della stampa gode per la sconfitta del Rimini, cosa assolutamente bruttissima da dire, veramente brutta, non va mai detta così pubblicamente davanti ai tifosi, davanti a una festa, seppur riguardava una parte di giornalisti, però non ha specificato chi, come, perché, perché è stato detto un nome, per carità di Dio, ma è stato detto anche qualcun altro che godrebbe quando il Rimini perde. Secondo me è una cosa bruttissima da dire, perché non è che la stampa deve essere per filo e per segno sempre di parte. Se c'è da criticare, come è successo contro la San Giovannese, come dicevi tu, che dove Muccioli sosteneva di aver giocato bene contro la San Giovannese, però purtroppo i punti non erano arrivati, se c'è una critica costruttiva da fare viene fatta. È chiaro che dopo c'è una linea editoriale che può piacere o non può piacere, intrapresa da una persona che magari non tutti stimano qui a Rimini. Si può capire quel lato lì, però gettare nel fango anche altri giornalisti che godrebbero per una sconfitta del Rimini, secondo me è una cosa bruttissima da parte della società. Come noi stiamo rispettando delle regole assurde, quella di vedere anche un'intervista davanti a un bancone da parte dei personaggi che riguardano la Rimini Calcio, il mister, i giocatori, bruttissima televisivamente da vedere, bisognerebbe che ci fosse anche il rispetto da parte della società e dei dirigenti. Va bene, detto questo, adesso arrivo a te Cristiano. Solidarietà ovviamente ai colleghi che sono stati nominati in quella serata, e finisco qui il discorso. Andiamo a vedere la partita tra Rimini e Coligiana. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Quarto successo consecutivo per i Rimini di Muccioli e Romeo Neri piega meritatamente la resistenza della Coligiana a termine di un match ben giocato e ricco di emozioni, con la Coligiana che si dimostra un avversario arduo da superare. Ci è voluta più di un'ora per avere la meglio su un avversario che ha giocato la sua onesta partita, tra i punti importantissimi che porteranno a giocarsi un altro big match delicatissimo mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Lentigione in esterna. Rimini che esordisce per la prima volta in stagione con la maglia a scacchi e, come si dice, meglio tardi che mai, biancorossi subito all'attacco con un'azione corale che porta al tiro Bonaventura. Sfera lato. Primo corner per i Rimini 10 minuti più tardi, a cross di Ghiri, per poco non innesca giù, occasione che sfuma. Biti, tra i principali protagonisti dell'ultimo mese, decide di scaldare i guantoni a Delbino, che si rifugia in corner. L'estremo ospite si ripeterà nuovamente dal corner quando Righini pesca Bonaventura, che in girata chiama nuovamente l'attenzione del Bino. A limitare il pattern d'attacco questa volta è Ambrosini, con una rovesciata che non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz'ora, clamorosa occasione sprecata da Ambrosini, che sul prosto a sinistra di Allotti arriva puntuale al tapin a due passi dalla porta, ma spedisce all'esterno. La migliore occasione per la Coligiana arriva dai piedi di Crisi 3 minuti più tardi, che lascia partire un diagonale dal limite a sinistra dell'area che sfiora il palo di Scotto. Al 38esimo Scotto Allotti, dopo uno scontro duro con Tafi, prova ad entrare in campo, ma si accassa subito a terra per il dolore al ginocchio. Rientrano nuovamente i sanitari biancorossi, ma 2 minuti più tardi Muccioli è costretto alla sostituzione. Fuori l'infortunato Allotti per Pasquini. Allotti lascia in campo, portato a braccia dai compagni fino allo spogliatoio. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, già dopo soli 60 secondi di gioco, Bonaventura calcia potente in sinistro dal limite, chiamando la difficile parata il portiere della Coligiana Delbino, che si salva in corner. Al 10esimo, subito Cicarevic al tiro dalla distanza, ma troppo centrale per impensiere Delbino, mentre 10 minuti più tardi arriva la traversa piena per la Coligiana, con Cristiano che su punizione da 25 metri fa tremare tutti i neri, poi Petti rimedia in corner, evitando la mischia.
Al 23esimo Guebre si fa tutta la fascia a sinistra, poi viene murato dall'uscita bassa di Delbino. Prima della mezz'ora, strano episodio con protagonista Crisci, giovane toscano venuto a contatto con Giua, cade a terra fuori dal campo, ma non viene assistito dal medico sociale della Collegiana, così si rialza e si ributta in campo. L'arbitro sospende il gioco per le cure, ma ammonisce il giocatore per perdita di tempo. Passano due minuti e Bonaventura dribbla il suo marcatore, entra in area e lascia partire un destro di pochissimo al lato. Al 28esimo, sulla palla servita da Guebre, Cicarevic si prova dalla riga dell'area piccola, ma De Vitis libera prima che la palla superi la linea di porta. Al 34esimo, l'episodio chiave. Mano in area di rigore di Benedetti sulla spizzata di Petti, nella punizione di Cicarevic, è rigore per il Rimini. Sul dischetto si porta Ambrosini, che batte Delbino e porta i vantaggi ai biancorossi con un tiro potente e centrale. In pieno recupero arriva il miracolo di Scotti, che blinda la porta allungandosi sul tiro dalla lunghissima distanza di break, palla oltre la traversa e quindi solo corner. Al 50esimo Ambrosini ci prova ancora con un diagonale, ma il Delbino risponde presente. Riesce così l'impresa a Rimini di ottenere 12 punti nelle ultime 4 partite e mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Lentigione ci sarà da divertirsi. Allora, Cristiano, partiamo da quello che avevi detto poc'anzi, prima di vedere per l'appunto il servizio inerente al Rimini. Tu ieri eri lì allo stadio, hai avuto modo di commentare la gara, di sentire anche le dichiarazioni, sei d'accordo con il mister in virtù del gioco espresso, che ti è piaciuta la squadra? Non so, tu come l'hai vista ieri contro la Collegiana? Io ieri ho visto un buon approccio da parte del Rimini, squadra in campo volitiva, non cattiva purtroppo fino al punto giusto, perché una volta che giochi in favore di vento, ieri il primo tempo bisogna assolutamente sfruttarlo. Ieri Rimini è stato un discreto Rimini fino al limite dell'area, poi è mancato qualche cosa. Sarebbe bastato veramente probabilmente provare soltanto a tirare anche da qualunque posizione, anche da dove di solito non si dovrebbe tirare, perché con il vento ieri sicuramente il portiere sarebbe andato maggiormente in difficoltà, ci può scappare una ribattuta, insomma un qualunque cosa, e poi una volta che tu sblocchi il risultato queste partite le vai a vincere secondo me abbastanza tranquillamente. Invece succede che poi si fa male Arlotti. Succede che nel momento in cui esce Arlotti proprio si spegne la luce, perché c'è stato un blackout dal punto di vista proprio del congiungimento del gioco tra il reparto di centrocampo e i due attaccanti. A questa pecca il mister ha posto rimedio a inizio ripresa con l'inserimento di Cicarevic, che a quel punto era assolutamente indispensabile. Il Rimini ha giocato un po' meglio, ha creato qualcosa in più, però è chiaro che poi quando passa il tempo e il gol non viene si rischia di incartarsi e di finire nel più classico del 0-0 in queste partite che sulla carta dovresti vincere a occhi chiusi. Quindi alla fine bene il risultato, discreta prova dal punto di vista della volontà, però ecco, il gioco, quello arioso, quello manovrato, quello che con le idee ben chiare, secondo me è un'altra cosa. In questo momento il Rimini ha dei punti cardine ben precisi, no? Finalmente si è trovata questo equilibrio. I giocatori giocano al loro posto, cosa che magari per le prime 5, 6, 7 giornate non era successo. Adesso almeno, ripeto, tutti sanno che giocano in una certa posizione di campo dove sanno cosa fare, e poi arrivano le giocate, perché i giocatori importanti a Rimini non è che manchino. No, ce ne sono parecchi, anzi, a dire la verità, basti pensare ieri chi ha fatto gol, Ambrosini, Bonaventura, ecco. Guebre. Quindi qualche individualità buona c'è, l'equilibrio è stato trovato, arrivasse anche il resto, però forse chiediamo troppo. No, ma è la valutazione giusta. Quando tu ascolti in sala stampa dei discorsi che fa il mister, qui che io mi arrabbio un po', ma giustamente, perché siamo appassionati di calcio e penso anche competenti, senti dire che abbiamo giocato bene con la Collegiana, con la San Giovannese, a me pare un'assurdità, solamente perché magari hai tirato 5 volte in porta, magari gli altri ne hanno tirato una volta, però siamo in Serie D, se è ben chiaro, quindi magari abbiamo degli standard un po' troppo alti. No, io sono d'accordo con te, abbiamo degli standard forse alti, ci hanno abituato bene le altre persone che sono state la guida del Rimini, gli altri allenatori, senza togliere nulla a Mucci, senza togliere nulla al patrono del Rimini Grassi, se no sembra che qui facciamo una guerra aperta ogni lunedì contro la società, dopo mi viene da ridere
dire anche a me quando sento certe dichiarazioni dove la stampa godrebbe sulla sconfitta del Rimini. È chiaro che una Serie D vista 3 anni fa in un girone forse più scarso di quello di quest'anno, tolte le squadre che appunto citava prima Mirko, ci aveva abituato bene, pur non essendoci magari, come diceva il nostro amico Renzo Baldisselli, un gran gioco espresso dagli uomini di Carri, però era una squadra. Qui dico una cosa che farà molto piacere al nostro Renzo, però c'è gente che ha fatto il triplete, no? Sì. Giocando in maniera non memorabile, però ha vinto tutto. Piuttosto, non è mica detto che... È vero, piuttosto, aspetta, sottolineiamola. Ieri c'è stata la presenza numero per Francesco Scotti? 150 tra campionato e partite di playoff o playout, quindi 150esima presenza per Ciccio Scotti tra i pali della porta biancorossa, un traguardo che ho definito volante in tutti i sensi, perché ovviamente ci aspettiamo che venga molto più rimpinguato da Scotti, che comunque già ormai da diversi anni è una bandiera per questa squadra. Mirko, vuoi aggiungere qualcosa? Con la Coligiana che tipo di squadra hai visto? Questa la stai vedendo adesso, eh? Lo so che tu guardi sempre tutte le sintesi e tutto qua. Le guardo tutte. E io ti ringrazio, ci guardi anche perché il martedì. Io purtroppo il martedì, dato che devo anche fare il punto della Serie D su Emilia Romagna Sport, lo ricordo, me le guardo tutte, oltre a guardare la cronaca e vedere, delle volte capita anche di vedere qualche partita. Spezzo una lancia fuori del Rimini, perché poi alla fine Muccioli, che le dichiarazioni... Non è il fatto che lasceranno il tempo che trovano, però intanto ha ragione Muccioli, ha ragione Grassi, la classifica è quella lì, una sconfitta in campionato e basta, anche se onestamente, insomma, vedendo la partita con la San Giovannese, non ci poteva star che la San Giovannese non aveva rubato niente assolutamente in quella partita. Il Rimini deve ringraziare, credo, nonostante i gol subiti, Scotti, perché ne ha evitati di tipo anche, insomma, avete visto anche contro la Coligiana, che il risultato poteva essere anche di parità, quindi... Scotti dei grandissimi meriti nel secondo posto, per cui adesso la classifica è sicuramente importante e positiva. È ovvio che mercoledì a Lentigione, a Levantini, gli si verrà provata la febbre, perché forse tu dici Lentigione, che si vedrebbero Rimini. Il Lentigione, forse Rimini per la prima volta della stagione affronta una squadra che vuol vincere il campionato fuori casa, attenzione, perché ha già affrontato il Forlì con beffa. E fuori casa, adesso vedremo un po' Rimini cosa farà. Se dovesse fare risultato anche a Lentigione, anche un pareggio, allora Rimini potrebbe iniziare a pensare, chissà. Non credo salire direttamente, però playoff credo che ci si possa, purtroppo, come obiettivo minimo ci si possa puntare. È uno dei pochi esterni che sta analizzando il girone come Dio comanda, perché comunque sta dicendo la verità in base alla forza del Rimini questo campionato, non sottovalutando anche le altre compagini, cosa che ho visto sbagliatissima lunedì scorso in occasione di questa festa, gonfiare troppo il petto. Il problema, tra virgolette, magari lo semplifichiamo in maniera proprio terra a terra, è che ci sono delle compagini che, con tutto il rispetto, ovviamente non hanno precedenti, certo, nella storia del Rimini. Ci troviamo a giocare contro formazioni che non abbiamo mai incrociato sulla nostra strada, stadi magari non propriamente... Più stadi, anche campi. Straordinari, vincere, non volevo dirlo. Però i valori ci sono, cioè, al di là del nome, no? Lentigione, ma chi è costui? No? A Rimini si può pensare tranquillamente, no? Però ragazzi, ci sono dentro dei giocatori che hanno fatto categorie superiori, ci sono soprattutto dietro società che vogliono vincere. Vogliono vincere come più del Rimini, quindi voglio dire, non facciamoci condizionare dal nome o dal campo. Cristiano, sono d'accordo con te. Ci sono dei valori che vanno rispettati e che vanno testati. Appunto, mercoledì Rimini dovrà farlo, tra l'altro in una condizione non ottimale, perché Scotarlotti, la botta che ha subito ieri a metà del primo tempo non è una cosa così lieve. Oggi mi dicevano aveva ancora il versamento, che quindi non permetteva di vedere, stabilire bene il danno subito. Domani o mercoledì avrà un'ecografia e lì si stabilirà il danno e i tempi di recupero. E guardate che questa è un'assenza terribile per il Rimini, perché Arlotti è sicuramente, insieme a Guiebre, l'under per eccellenza di questa squadra e che non ha sostituti. Quindi dovrà Muccioli inventarsi qualcosa, o pescare la classica scommessa tra chi finora non ha giocato quasi mai, come Di Stefano o Protino, oppure mettere i tre big davanti e mettere 3 centrocampisti under, e quindi mettere Pasquini e togliere uno tra Righini e Montanari.
purtroppo dovrà inventarsi qualcosa. La coperta è corta. A questo punto, se metti due centrocampisti over in mezzo, devi per forza mettere un under davanti, e l'under è o di Stefano, che non ha mai giocato, o Protino, che non ha mai giocato. Esatto. Devi tenere giù o Bonaventura o Ambrosino, si carica. E bisogna vedere. Allora, non si scappa. Si può togliere anche Scotti per un attimo. Però magari togliere Scotti proprio all'intizione, forse non è il caso. Va bene. Ti faccio i complimenti del nostro collega Riccardo Giannini, che sta seguendo la puntata da casa. Dice che è uno spettacolo sentire appunto varie opinioni. Soprattutto ti fai i complimenti a te, Mirko, e ti ringrazio. Da poco te lo faccio ascoltare, che ci sono due servizi analizzati proprio dal nostro Riccardo Giannini. Ebbene, siamo arrivati al momento delle interviste. Solo i due tecnici, perché ripeto, sentire tre giocatori davanti a un bancone che sembra la scrivania classica della scuola non mi piace, televisivamente parlando non ci siamo proprio. Andiamo a sentire per forza e per come i due tecnici. Mister, le condizioni di Arlotti che è uscito, insomma, portato a braccia, quindi... Allora, Arlotti sì, ha preso una brutta botta alla coscia. Nell'immediato sembrava qualcosa di abbastanza preoccupante. Adesso è uscito sulle sue gambe, aspettiamo gli esami. Insomma, è chiaro che per noi Arlotti è un giocatore molto importante, e quindi ci auguriamo tutti che sia una cosa non di grosso conto. Mister, era un po' che Rimini non chiudeva le partite con la porta inviolata, diciamo, questo... È un segnale positivo anche di solidità, no? Sì, abbiamo vinto 1-0. Se prendevamo gol oggi era un problema. Non sarebbe oggi stata la prima volta, insomma, comunque. No, sicuramente oggi abbiamo lavorato bene. È chiaro che sulle situazioni che sbagliamo noi ci lavoriamo tanto, e i ragazzi si applicano, ascoltano, ce la mettono tutta, lavorano, e oggi hanno meritatamente raccolto i frutti. Ha tremato un po' sull'ultimo tiro al 90esimo. Io sì. Quello, vabbè, ma sai, più che altro ero preoccupato per la traiettoria che poteva prendere la palla col vento, perché comunque far gol dal di lì poi a un portiere come Scotti non è semplice. Le ultime quattro partite ci capita due calci di rigore contro. A me non piace cascare nel vittimismo. Oggi la squadra ha fatto una grande partita contro una grande squadra. Alla fine, bene o male, un pareggio ci poteva stare, ci siamo difesi. E le assenze si sono fatte sentire per una dinamica di gioco. Poi invece, per quello che è successo in campo, non si sono fatte sentire. Anzi, un saluto a Di Leo, che si è rotto tibia e perone in settimana. Poi il capitano era squalificato, dunque, però sono contento di quello che ha fatto la mia squadra. E anche, insomma, vedo che anche il Rimini ha gioito tanto, dunque significa che facevamo un po' paura in campo, non credo prima della partita. Purtroppo concediamo poco, c'è chi concede molto invece durante la partita, e dunque, però sicuramente questa non era la partita adatta per il rilancio, però alla fine, se uno di quegli episodi ci va a favore, probabilmente la portiamo in fondo poi la squadra, la partita. Dunque, merita ragazzi, e continuiamo, siamo sulla buona strada. Ex Fiorentina e Milan, Stefano Carobbi, te lo ricorderai quella pessima partita, stadio di Firenze. Fiorentina 3, Milan 7, con lui peggiore in campo della Fiorentina. Era sì, da infatti dire, lo sponsor della Fiorentina era 7-Up, tra l'altro. Bravo, 7-Up, bravo. Processo in Serie B. Ecco, allora, sentite qui, in base da casa arriva proprio il commento anche del nostro Riccardo Giannini. Riccardo, toccherà che vieni anche tu per una volta almeno in trasmissione. Sarebbe ora, Sarebbe ora. Ti vuol conoscere, Mirko? Qui è nato un amore, che vuoi che ti dica? No? 3-5-2 a Lentigione con 3 under su 5 a centrocampo, Cicarevic davanti con Bonaventura. A centrocampo, secondo Riccardo, bastano Righini e Montanari. Può darsi, Mirko dice che di no, Riccardo, Cristiano? Può darsi perde, che finalmente non voglio. Si rinuncia al trequartista, però ripeto, in ogni caso vai a toccare degli equilibri che finora stavano funzionando bene, qualcosa devi toccare, bisogna vedere se poi funziona ancora tutto. Centrocampo, la decisione è molto forte. Guarda, non è per essere cattivi, però
prima parlavamo appunto di competenze calcistiche, allora anche Riccardo è un altro che per quanto riguarda il calcio e la sua materia, e scrive: domande studio a Cristiano, perché Protino e Di Stefano non giocano mai? Coperta corta con una rosa di quasi 30 giocatori? Mi sembra assurdo. Diciamo che quando si trova la quadratura del cerchio con i famosi under, poi è difficile fare alternanze, no? in questi ruoli. Di Stefano veramente l'abbiamo visto pochissimo, gli è stata data una possibilità in Coppa Italia con l'Avis Pesaro, e ovviamente non per colpa sua si è visto un po' poco, ma è normale, cioè questi ragazzi se non giocano poi è difficile che quando gli si butta nella mischia così perché se ne ha bisogno aspettarsi che risolvano la partita, cioè è normale, cioè che poi vadano un po' in difficoltà. Dai, evidentemente il parco under non è così vasto come si poteva sperare, e di conseguenza. Ma però sai il fatto che comunque se schiera, io vabbè adesso non voglio gufare per l'amore di Dio, però cioè, se ci sono tre under a centrocampo con una squadra con lentigione, poi se Rimini fa risultato tanto di cappello, però tra l'altro credo che Petti dovrebbe essere squalificato, perché secondo il mio personalissimo tabellino dovrebbe aver beccato la quinta ammonizione, quindi con 5 si sta fuori. Vabbè, giocherà Cola, Brighi e Giua in difesa, un under lì, un under e Guiebre, e gli altri due per forza al centrocampo. Cioè. E tra poco voglio farvi anche una domanda su Guiebre. Facciamo così, ci riposiamo un attimo per 3 minuti dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo, altri temi interessantissimi. Rimanete con noi. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabri Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolamica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Rientriamo dalla pubblicità, si è parlato anche di molta tattica in questi giorni, dopo soprattutto la sconfitta con la San Giovannese, sono arrivate 4 vittorie consecutive, caro Cristiano. Allora Riccardo Giannini si è divertito un po' a studiare il Muccio, l'allenatore, quali sono stati i cambi effettivi. Andiamo a vedere questo servizio. Mamma, voglio andare al Muccio Mass. Muccio Mass è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Muccio Mass, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. In un precedente servizio di fine settembre abbiamo avuto modo di anticipare la svolta tattica del Rimini. Dopo un'estate in cui il dubbio era tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, Muccioli ha intrapreso la strada già percorsa da Mastro Nicola, 3-4-1-2, con Ciccarevic a supporto dei due attaccanti, Arlotti e Buonaventura. Quest'ultimo ha iniziato a gonfiare la rete della porta avversaria con grande regolarità. La coppia con Ambrosini al momento non ha funzionato. I due attaccanti hanno caratteristiche diverse, ma hanno bisogno di sentire la porta, di essere il punto di riferimento della manovra offensiva. Buonaventura sa farsi valere anche svariando lontano dall'area, facendo sponde e aprendo spazi per i compagni, ma questi compiti li deve assolvere partendo comunque dal ruolo di terminale offensivo della manovra. Muccioli è stato bravo a ripensare la squadra, percorrendo una strada aperta dal suo predecessore Mastro Nicola. L'impiego di un attaccante in meno e di un trequartista in più può dare maggiori equilibri, ma siamo convinti che a pieno organico il tecnico farà un ulteriore passo indietro. Le tante occasioni concesse alla San Maurese dimostrano che Rimini deve ancora trovare una maggiore solidità difensiva e probabilmente l'ultimo passaggio sarà quello al 3-5-2. La difesa a 3 esalta le doti di Brighi, Petti e Cola, ma ha ritrovato anche un giovane protagonista come Giua. Il 3-5-2 è schema che permetterebbe di sfruttare la spinta di Guiebra a sinistra, una vera forza della natura, e quella di Viti a destra. L'ex Frosinone, non solo per le reti segnate, è stata la grande rivelazione di stagione. Il 3-5-2 alla Antonio Conte lascerebbe a Righini, in regia, meno compiti di copertura, valorizzando allo stesso modo le capacità di inserimento dei mediani Valeriani, Pasquini e Montanari. Quest'ultimo, dopo un inizio non particolarmente brillante e l'impiego nel ruolo di terzino, per necessità, sta finalmente emergendo. Si tratta ovviamente di un gioco, quello che stiamo facendo nel suggerire il 3-5-2. Magari lo stesso Muccioli conquisterà vittorie schierando una formazione iperoffensiva e Ambrosini e Buonaventura segneranno 20 gol a testa. In fondo 4-2-3-1, 3-4-1-2, 3-5-2 sono tutti i numeri. Quelli che interessano ai tifosi, in fondo, sono le caselle vittorie, punti e gol. È vero, è vero. Prima di passare alla domanda salutiamo anche il nostro amico Emanuele Pironi che oggi ha acciaccato purtroppo per un mal di schiena, non è potuto essere qui tra noi. Ciao Emanuele, mi raccomando rimettiti presto. Ciao, Manu, in forma. Cristiano, abbiamo sentito le novità tattiche messe in pratica da Muccioli, abbiamo sentito anche i suggerimenti del nostro Riccardo Giannini, ha valorizzato molto il giocatore Viti che, occorre dirlo, questa è una delle mosse di mercato di Pietro Tamai, un giocatore ex Frosinone che sta facendo davvero molto molto bene, no?
Sì, bravo, perché dico anche lui a inizio stagione, prima uscito in Coppa Italia, aveva fatto vedere qualcosa di non straordinario, però chi non aveva visto bene eravamo noi. Invece questo ragazzo si è proprio calato molto bene, con umiltà, con grinta, con voglia di arrivare, e ovviamente ha qualità, perché se non ha le qualità poi con la voglia ci fai poco. Aver trovato questo ragazzo sull'esterno, l'alter ego di Ghiebre, no? sulla fascia destra, è stato un bel colpo. Manca qualcosa probabilmente a centrocampo, peccato l'infortunio di Variola in questo momento avrebbe fatto molto comodo, anche lui purtroppo ha avuto un problema al ginocchio non così grave come si poteva temere, ma che comunque lo terrà ancora fuori per un po'. Vediamo evidentemente che cosa succede con Arlotti, ci sono da prendere delle decisioni evidentemente. Rimanere con questo schema qui potrebbe essere un azzardo, probabilmente più consigliabile coprirsi con un 3-5-2, ma poi però chi le dà le palle agli attaccanti e siamo sempre lì. Allora, incrociamo le dita, supponiamo, ascoltando anche il discorso di Mirko di questa sera, che il Rimini riesca davvero ad essere la forza numero uno di questo campionato, cosa che gli auguriamo alla società, ai giocatori, alla tifoseria e tutto quanto, e approda in Lega Pro. Adesso non si chiama più Lega Pro, ovviamente ritorna il nome di una volta, Serie C. Mirko Ghiebre è un giocatore, secondo te, per il passo, per il salto di categoria, stessa cosa Viti? Disciplinato un po', sì, è un giocatore che ha, per l'età che ha, delle potenzialità importanti. Adesso è ovvio che non credo per adesso abbia la potenzialità di salire anche a un livello ulteriore, però secondo me è un giocatore che in un certo contesto in Serie C può dire la sua, anche perché a gamba, a corsa, è ancora un po' grezzo per l'amor di Dio, però è un giocatore che comunque ti entusiasma. Mi è sempre piaciuto, non ho mai, poi l'anno scorso l'ho anche premiato, quindi ho anche, non solo per quello, proprio perché è un giocatore che ha dimostrato nel lasso di tempo che è stato a Rimini, che è poco, perché ricordiamo che l'anno scorso iniziò a Mendola per poi ritrovarsi a Rimini, ha dimostrato di essere un giocatore con un potenziale di crescita importante, ecco, però insomma è una cosa che va fatta per gradi. Ecco, voi due state valorizzando un po' i giocatori della rosa delle Rimini. Il nostro Riccardo Giannini si è divertito appunto a dare qualche consiglio di mercato in virtù della prossima finestra di mercato che ci sarà a dicembre. Bravo, un talent scout. Allora andiamo a gustarci proprio questo secondo servizio fatto proprio dal nostro Riccardo Giannini. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. In casa Rimini è già aperto il dibattito sul mercato di dicembre. A un mese circa dall'inizio delle operazioni è già tempo di primi bilanci. Tuttavia la società ha già le idee chiare. Il DS Pietro Tamai a spiegare che Rimini valuterà uno o due acquisti a dicembre. Allo stesso tempo non ci saranno cessioni. Gli infortuni di Vesi, Simoncelli e quello di Variola hanno ristretto la rosa a disposizione di mister Muccioli e in previsione di un campionato molto lungo, 38 giornate, nonché degli impegni di Coppa, un paio di innesti non dovranno essere bilanciati da cessioni. Nessun giocatore in uscita, salvo richieste degli stessi, è quanto tiene a precisare il DS Tamai, rinnovando la piena fiducia ai giocatori che stanno avendo meno spazio in questa prima parte di stagione, da Dario, Mingucci, Protino e Dormi, oltre a Di Stefano. I primi quattro sono tutti calciatori di proprietà del Rimini. Tamai ha rimarcato la volontà della società di valorizzare questi profili. Idem dicasi per Di Stefano, con un'unica differenza. Il giovane centrocampista è in prestito dal Catania e rimarrà fino al termine della stagione, salvo una richiesta della società Etnea. Tornando al mercato in entrata, a mio modo di vedere la squadra è già altamente competitiva, anche considerato il livello e le risorse a disposizione delle avversarie. Piuttosto che spendere per un lusso, preferirei risparmiare qualcosa in prospettiva futura. Sostituendomi al direttore sportivo Pietro Tamai, punterei su un difensore under e su un attaccante che possa fungere da alternativa ad Arlotti, con le sue caratteristiche, visto che Simoncelli nel 3-4-1-2-3-5-2 può essere impiegato come esterno di centrocampo.
Allora, sei d'accordo con le valutazioni di mercato, qualche under sentivo prima? Sul discorso dell'under che possa sostituire Arlotti, sicuro. Ci vuole un giocatore a centrocampo, non under, perché il centrocampo sicuramente è il reparto che patisce un po' di più, ci vuole un giocatore di qualità. Senti, però il problema è che ovviamente ci vuole un giocatore di qualità, però a costi ovviamente limitati. Sempre lì vuoi arrivare. Perché facciamo il mercato se Grassi vuol fare il colpo da 90, sicuramente sa che deve investire una certa cifra, lo sa anche lui. Penso che, cioè, non è che gli dobbiamo insegnare a noi quello che deve fare. Come no, quindi, lui ci insegna a fare i giornalisti. Come Tamai sicuramente ha dimostrato in queste due stagioni, se per fare il suo lavoro. Però è ovvio che se vuoi fare il salto di qualità devi puntare in alto, devi trovare un giocatore che non deve essere per forza il nome, deve essere un giocatore che sia complementare al sistema di gioco di Muccioli. Credo che la parola di Muccioli sia molto importante nella sessione di mercato. Senti, io te lo chiedo una cosa, facciamo finta che non ci stia ascoltando nessuno, un nome per questo Rimini che possiamo prendere a dicembre e portare di questo campionato che hai visto interessante? Allora, io adesso un nome preciso, guarda, non te lo dico. Però, no, anche perché ce ne sarebbero diversi. Vabbè, un giocatore che un giocatore stilisticamente come Belcastro dell'Imolese. Quindi, giocatore di qualità, un giocatore di qualità che serve a Rimini. A Rimini per dare modo anche alle punte. Ma in questo caso, se prendono Belcastro, secondo te Rimini vince di sicuro il campionato toccando ferro? Aiuta di più le punte, sicuramente. Premesso che Bonaventura viene da un momento favoloso, Ambrosini è un giocatore che secondo me viene centellinato un po' troppo, secondo me avrebbe bisogno di un po' più di spazio. Sicuramente bisogna prendere un under, se non due. Allora qui gli faccio la domanda a lui che sta già meditando. Caro Cristiano, Muccioli più bravo come tecnico o più bravo come motivatore in questo caso? Guarda, Mirko ha già risposto. Guarda, ho visto il segno 2 in schedina e sono d'accordo. Per adesso, ripeto, secondo me dobbiamo ancora vedere il Rimini giocare bene. Se riusciamo a vedere anche il Rimini giocare bene, ci sono buonissimi margini per sperare in qualcosa di grosso. Però i meriti ce li ha, Muccioli, perché se è secondo in classifica non è che nessuno ha regalato niente. Cioè, le partite le ha vinte, nessuno ha regalato niente, la fortuna c'entra pochissimo. Muccioli negli ultimi anni dove è andato sempre fatto bene. Sempre. E comunque non dimentichiamolo che viene in una piazza come Rimini che con tutti gli annessi e connessi che non è esattamente come quello che ha avuto in carriera finora, quindi insomma sono ingredienti comunque di cui bisogna tenere conto. Mi piacete voi due assieme, stasera veramente... non c'è Renzo. No, mi sto commuovendo. Dobbiamo perché sopperire. Anche Cristiano che stasera sta dicendo... A maniera tua, a tuo modo, le cose giuste, quelle che abbiamo sempre cercato di dire anche nel periodo dopo la sconfitta con la San Giovannese. Purtroppo alla società il messaggio è arrivato sempre sbagliato, anche, anzi, ad alcune persone della società. Va bene, adesso io vi presento il Lentigione, tu sei libero di sgridarmi, ti faccio vedere il servizio di presentazione, poi andremo a vedere, lo dico anche per voi da casa, la sintesi della partita proprio giocata sabato nell'anticipo, perché ci sono stati 3 anticipi di questa giornata giocati sabato tra Fiorenzuola e Lentigione, un po' qualche dettaglio in più per scoprire al meglio l'avversario che ci spetterà mercoledì, ve lo ricordo ancora, lo stadio di Lentigione alle ore 14:30. Il servizio. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Con l'avvento alla presidenza di Andrea Benassi, la storia delle Lentigione è cambiata. Il colosso Imergas ha lasciato il Modena Calcio per proiettarsi e concentrare le proprie forze sulla compagine gialloblu che, dopo l'unica apparizione conosciuta nel lontano 2001 in Serie D, vi ha fatto ritorno nel 2015. Alla guida tecnica del club Gianluca Zattarini, ex Este, ma anche una militanza da calciatore, specie nelle file del Padova. C'era lui nell'ultimo Padova targato Serie A con Vlahovic e compagni che mandavano in Serie B, dopo lo spareggio giocato a Firenze, il Genova.
A Lentigione il tempo non sembra mai passato, una società giovane che ha voglia di farsi conoscere, di costruire, di puntare lontano, soprattutto dopo la sparizione della vicina Modena dal calcio che conta. Il maggiore elemento di qualità della squadra sicuramente è Vito Falconieri, bomber di categoria, ma non solo, per lui apparizione anche in Lega Pro tra Sant'Arcangelo e Pavia, come del resto anche Alberto Galuppo, ex Gubbio in Lega Pro, Somma Fabrizio, un passato in Lega Pro tra Taranto, Casertano e Benevento, l'ex Sant'Arcangelo e Cesena tra Orè. Al momento le uniche due sconfitte sono arrivate con squadre della stessa regione, ovvero con il Romagna Centro e con il Fiorenzuola. Squadra che forse ha lasciato qualche punto per strada come il pareggio interno a Reti Bianche e con il Mezzolara, mentre quello con la Correggese, trattandosi di un derby, può starci. Meglio in casa, dove ho ottenuto 4 vittorie, che in trasferta, dove le vittorie sono state solamente 2. 13 dei 22 punti totali sono stati ottenuti per l'appunto tra le mura amiche. Al momento la formazione di Reggio Emilia vanta una media di 1,4 gol a partita, vanta una rosa di un'età media di 22 anni, tanti cartellini gialli, ben 23, e una sola espulsione fino a questo momento. Bomber della rosa, al momento rimane Ferrari con 3 centri. Ecco, dimmi qualcosa in più. Ovviamente dietro c'è la scrivania, c'è tutto l'ex Modena Calcio, una dirigenza che ha portato anche il Modena, i Canarini. Romano Amadè, Doriano Tosi come direttore generale. Ultima volta. Sicuramente sono personaggi che hanno masticato ambienti più importanti. Tra l'altro Doriano Tosi doveva iniziare la stagione alla Reggiana, ma dato che non parlava l'inglese è tornato a casa. No, a parte le battute, sicuramente c'è... Doriano Tosi ha fatto un lavoro importante proprio sulla squadra quest'anno, perché è andato a coprire quei ruoli dove c'era bisogno effettivamente di intervenire, acquistando giocatori di categoria e inserendoli nel modo giusto. Adesso c'è stato anche l'innesto di Falconieri, che inizialmente era stato fermo per una lunga squalifica, adesso è rientrato. Sbaglia un po' troppi rigori, perché ne ha sbagliati 2 consecutivi, infatti è cambiato rigorista. Col Mezzolara, col Mezzolara, 0-0. Esatto, poi la partita seguente, adesso mi sfugge, col Sansepolcro, comunque è finita con un successo anche abbastanza ampio. Invece con Romagna Centro, che ha vinto il Romagna Centro, invece la partita come doveva finire secondo te, vedendo le immagini? Primo tempo Romagna Centro ha avuto la fortuna di trovare 2 reti, non giocando male, ma Lentigione nella ripresa, tra l'altro anche insomma confermare il presidente Martini, con cui ho parlato proprio della partita, che effettivamente insomma quella partita poteva finire anche 2-2, 2-3, perché effettivamente la ripresa le venne schiacciati. È una squadra molto 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 forte, attenzione, perché ha dei giocatori soprattutto a centrocampo. C'è anche Filippo Savi, bello, un bel giocatore, che ricordiamo a Parma ha giocato anche in Coppa UEFA, e un giocatore finché sta bene, finché ha voglia di giocare, come sta dimostrando, insomma, fa ancora la differenza. Ci sono dei giocatori veramente di livello importante. È come Rose più forte del Rimini in assoluto. Poi ovvio che sul campo, poi il campo fa storia a sé. Una curiosità, se non sbaglio, Nicola Ferrari, no? Che è il centravanti del Lentigione. Ecco, io me lo ricordo diciottenne o diciannovenne fare il suo esordio in un Sassuolo Rimini la stagione 2001-2002 in C2 e segnò una doppietta, pensate, però il Rimini vinse 3-2 quel giorno, quindi magari così, provate un po' a gufarla. Un monumento sacro della storia del Rimini Calcio. Io penso che lo stadio Romeo Neri, se lo costruiranno un giorno, ti dovranno fare anche una statua a te, sicuramente. Occhio sulle statue, no, perché i piccioni dopo. Io prendo il nome della curva, che non verrà mai fatta. San Cristiano Cerbara. Va bene. Stasera Cristiano mi sto commuovendo, ti dico solamente questo. Vedo i fazzoletti. Va bene, andiamo a vedere adesso la sintesi tra Fiorenzuola e Lentigione, così vediamo anche da vicino un po' quello che ci ha già raccontato il nostro Mirko Mariotti. Servizio. Thank you.
In attesa del Gran Derby di mercoledì con la Vigor Carpaneto, il Fiorenzuola fornisce una prova sontuosa nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie D. Mazzotti, con questa magia da calcio di punizione, regala l'ottavo successo ai rossoneri che, in attesa delle gare di domenica, si godono il primato solitario con ben 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici, tra le quali rimane un Lentigione, pesantemente ridimensionato dalla perfetta orchestra allestita da mister Dionisi. 15 minuti quelli iniziali di grandissimo calcio, condito da trame rapide, d'azioni con l'intera squadra coinvolta e un regista, proprio Mazzotti, autentico dominatore della mediana. L'unico neo, i consueti errori di mira, con Bigotto che nel corso dei primi 45 minuti spreca almeno due chance, l'ultima centrando una clamorosa traversa. L'imponente mole di gioco si tramuta finalmente in vantaggio ad un passo dal riposo. Il sinistro dell'ex Borgosesia è ormai sentenza da qualunque angolazione, la sua punizione spiana la strada verso la vittoria. Ripresa e Dionisi mischia le carte, spedendo in campo il recuperato Bouali e il giovanissimo Bollini, anch'egli protagonista di alcune delle principali azioni da gol valdardesi. L'avvio di ripresa però è tutto di vagge. Anche oggi il portierino rossonero risulta decisivo sull'opportunità sciupata dal neoentrato Anafri, dopodiché il Fiore riprende a macinare gioco, a sprecare, ma soprattutto chiudendo a braccia alzate sotto alle ritrovate gradinate del Pavesi, tornate a sprigionare entusiasmo per una squadra che non si nasconde più. Il sogno del Fiorenzuola continua. Tina Turner in sottofondo, davvero bello. Fiorenzuola del 93-94, quella che arrivò a giocarsi la Coppa Italia contro l'Inter, se ti ricordi, gli ottavi di finale perso 2-1. Ti ricordi invece lo spareggio col Fiorenzuola per salire in Serie B con Pagotto in porta nella Pistoiese che gliene prese bravissimo. Tre. Con decisivo l'errore di Bottazzi. Purtroppo, quelli erano i tempi migliori del Fiorenzuola, ricordando una delle tante squadre blasonate di questo girone di Serie D. Andiamo a vedere proprio con l'aiuto della regia il prossimo turno, così siamo alle battute finali e vi salutiamo. Colligiana-Correggese, ricordiamo che si gioca mercoledì 1 novembre, quindi un turno infrasettimanale. Colligiana-Correggese, Imolese-Sansepolcro, Lentigione-Rimini, Mezzolara-Aquila-Montevarchi, Romagna-Centro, Sporting-Trestina, San Maurese-Pianese, San Giovannese-Castelvetro, Tutto Cuoio-Forlì, Bigor-Carpaneto-Fiorenzuola, Villa Biagio-Sasso Marconi. Allora, oltre a Lentigione-Rimini, Mirko, io direi anche Bigor-Carpaneto-Fiorenzuola. Il derby piacentino, una Vigor in leggera ripresa. E con l'innesto, altro che allenatore cambiato, ricordiamo Stefano Rossini da tre domeniche, e qualche risultato sta arrivando, anche se manca Bomber Sill che dopo 7 gol purtroppo ha avuto dei problemi fisici. E poi più che altro sarà interessante vedere cosa farà il Forlì di Eugenio Benuzzi a Ponte Adegola o San Miniato, adesso non so adesso quest'anno dove sta giocando, contro il Tutto Cuoio. Tutto Cuoio, che ricordiamo che Tutto Cuoio è sempre in bilico la situazione societaria, perché potrebbero essere anche le ultime due o tre partite che disputa e poi salutare tutti. Esatto, ci aveva già parlato nella prima intervista di quest'anno di Sport Up la presidentessa, perché c'è il presidente Donna per quanto riguarda Tutto Cuoio. Va bene, siamo ai saluti finali, non sgridatemi dalla regia che vado a salutare gli ospiti di questa serata. Grazie a Mirko Mariotti. Grazie a te. Ci ritornerai a trovare prima di Natale, spero. Ecco, bravo. Salutiamo Cristiano Cerbara, grazie Cristiano. Grazie a voi, ci vedremo presto con la nostra rubrica del Mi ritorno in mente. Anche. E più con una curva dedicata a te che prenderai il tuo nome. Sì, che non verrà mai fatta. Però la casa dei pirati, però. Casa dei pirati. Meglio. Appassionati anche di baseball. Appassionati anche di baseball questi due. Va bene, andiamo a mangiarci una pizza adesso. Grazie a tutti voi, una buona serata Daniele Emanuelli. Noi ritorniamo lunedì prossimo, sempre qui su Rete 8 Vigilia Telerimini, a partire dalle ore 20:45 con Sport Up. Grazie.